Benvenuti a questa nuova edizione in diretta di TR24 Sport. C'è sempre più il marchio dell'Empoli sul campionato di Serie B. La squadra di Andrea Azzoli continua a volare grazie al 3-2 rifilato al Venezia. Si scalda anche la lotta a salvezza con i successi di Entella ed Ascoli, mentre cade la Pro Vercelli nel posticipo col Carpi. Vediamo. È tutti contro tutti in Serie B. L'incombente arrivo delle ultime giornate ha reso ancora più avvincente un campionato che comunque sembra sempre più vicino a incoronare il proprio re. L'Empoli ha infatti colto l'ottavo successo negli ultimi 10 incontri, vincendo la resistenza di un Venezia mai domo. Trafitto dall'Uperto, ma con Falzerano a rimediare una prima volta. Sbuca Peter Pan Rodriguez dall'isola che non c'è, ma Litteri impatta ancora prima del balletto con sassata all'incrocio di Donnarumma. Allungano i toscani a più 3 sul Frosinone, bloccato sullo 0-0 dalla Salernitana, e a più 6 sul Palermo, che prima rimedia al gol di Puskas grazie a Rispoli e Lagumina. Poi incassa in superiorità numerica il pari di Schaudone. Perdono una grossa chance per effettuare il sorpasso ai danni dei rosanero Cittadella e Bari, anche loro bloccati sullo 0-0. E così sbuca il rilanciatissimo Perugia di Breda. Quinta vittoria consecutiva con la doppietta di Cherry e il sigillo di Bianco per stendere senza appello lo Spezia. Esultano anche l'Entella e l'Ascoli che fanno bottino pieno, superando rispettivamente il Parma e la Ternana del confusionario De Carlo. Pari invece nel derby tra Brescia e la Cremonese, mentre suda freddo l'Avellino col Pescara, due volte avanti con Brugman e Mancuso. Rimediano Castaldo e Di Tacchio, e così gli Irpini restano in linea di galleggiamento. E intanto la sconfitta rimediata venerdì dalla Cesena in quella di Foggia continua a far discutere i tifosi bianconeri. Sul punto ha preso posizione anche Karim Alaribi, ospite della puntata di ieri sera di Pianeta Bianconero. Vediamo. Non ci sarà Karim Alaribi contro il Perugia. Fatale al fantasista il giallo rimediato a Foggia in pieno recupero, pochi secondi prima che il Cesena incassasse la rete del definitivo 2-1 ad opera di Mazzeo. Una beffa che non cambia il giudizio comunque positivo che l'italo-tunisino propone sulla prestazione dei bianconeri. Diciamo che le sconfitte portano amarezza, perché comunque non si dorme, ci si pensa su, si pensa agli errori, si pensa se si poteva fare qualcosa di più, anche un semplice scatto, una piccolissima cosa, però siamo consapevoli che abbiamo fatto bene contro una squadra forte che ha vinto tante partite da gennaio in poi in un campo molto difficile. Domenica sera sarà tutt'altro che una passeggiata per la squadra di Castori, al cospetto di un Perugia che, ora come ora, sembra quasi inarrestabile. Io l'ho avuto, il mister Breda lavora molto sulla fase difensiva e sul non prendere gol. Noi a Latina praticamente non pigliavamo quasi mai gol. E poi hanno grosse qualità davanti perché Cherry comunque è un ottimo attaccante, c'hanno Diamanti che è di un'altra categoria e c'hanno Di Carmi che è un buonissimo attaccante, quindi bisognerà stare attenti, noi sicuramente li metteremo in difficoltà la loro linea difensiva. Parliamo adesso di volley e della vittoria alla Cardiopalma centrata dalla Bunghe Ravenna, che ha dunque costretto Perugia ad andare a gara 3 dei playoff scudetto. Un match che ha visto un sorridentissimo coach Fabio Soli al termine appunto della prestazione. Sentiamo. Sono felicissimo e profondamente orgoglioso di quello che oggi i ragazzi hanno messo in campo. Siamo mancati a noi stessi mercoledì, abbiamo superato noi stessi oggi. E dovremo cercare di fare una media tra queste due situazioni per andare ad Ankara, convinti dei nostri mezzi, ma non così troppo da poter pensare che Ravenna deve assolutamente vincere, deve per forza vincere contro una squadra come Ankara. La partita di oggi, come dicevo prima, è stata qualcosa veramente di eccezionale, non incredibile, perché abbiamo veramente espresso l'esprimibile. Non siamo stati solo la somma dei singoli, ma abbiamo mantenuto calma di squadra, siamo riusciti a sopportare anche qualche piccolo errore che ovviamente non ha influito su quello che è stato l'andare avanti nel gioco, perciò veramente oggi
oggi abbiamo unito grandi individualità, un grande collettivo. E grande è anche la soddisfazione di coach Alessandro Ramagli. Al termine della vittoriosa trasferta della Virtus a Brescia, stiamo parlando chiaramente di basket. Il coach ha sottolineato l'importanza del successo ottenuto dai bianconeri, ma soprattutto il percorso di crescita intrapreso dai suoi. Ci siamo presi quello che secondo me da qualche tempo ci stavamo meritando, cioè ci meritavamo di portare a casa una partita pur giocando in condizioni meno mate già da un po' di tempo, quindi averlo fatto è una cosa che ci dà un po' di aria da respirare, perché chiaramente quando perdi un po' di partite in fila poi nessuno si ricorda magari perché le hai perse. E la seconda cosa è che questa è assolutamente la vittoria dei giocatori, nel senso che ogni tanto tutti quanti noi siamo un po' presuntuosi nel pensare che possiamo essere noi a decidere le sorti di una stagione, le sorti di una partita, il modo in cui una squadra sta insieme, e invece sono i giocatori che riescono a fare queste cose. Mi sento veramente di fare un grande complimento a tutta la squadra, perché questa è assolutamente la loro vittoria e di nessun altro. Parliamo adesso anche di calcio a 5, perché torna a respirare il Favenzia, grazie al successo casalingo ottenuto ai danni di Corinaldo. Decisiva la rete di Ilie Barbieri, che ha interrotto una spirale negativa che durava ormai dalla fine del 2017. Beh, di sicuro ci serviva, serviva a noi, perché comunque stiamo continuando ad allenarci e quindi l'impegno c'è sempre, serviva per chi ci segue, tutti gli allenamenti, per la gente che ci viene a vedere, per la società che comunque ci dà sempre la possibilità di fare questo campionato, quindi per tutta la gente che c'è attorno. E anche oggi è vero, abbiamo avuto il pallino del gioco, però a un certo punto abbiamo preso un gol che non ci stava, e quindi oggi però era nell'area che dovevamo vincere, abbiamo continuato a pressare, a giocare, alla fine fortunatamente è arrivato il gol, quindi sono contento per tutti e niente. Torna il sorriso in casa Faventi adesso per queste ultime due partite? Sì, diciamo che torna il sorriso, cercheremo di affrontare adesso due settimane di stop per riprenderci e fare le ultime due, dove assolutamente servono fare 6 punti per chiudere almeno il campionato in modo dignitoso, diciamo. Ha un'idea fissa in testa Andrea Dovizioso per quanto riguarda il campionato del mondo per la MotoGP, così titola il Corriere di Romagna. Il forlivese sogna il mondiale, ma quasi mai chi vince in Qatar poi trionfa a fine stagione, questa la statistica che viene tirata in ballo. Si parla invece dell'incombente match cui è attesa la nazionale della debuttante Gigi De Biagio sul resto del Carlino. È l'operazione rilancio. La nazionale riparte dopo il disastro mondiale. Di Biagio si gioca la conferma da CT con Argentina e Inghilterra, due amichevoli che si svolgeranno proprio in questi giorni. Ma andiamo adesso ad ascoltarci anche l'opinione di Luciano Poggi. E adesso bisogna veramente fare mente locale e prepararsi nel modo giusto. Di cosa sto parlando? Ovviamente sto parlando del Cesena post sconfitta con il Foggia. Un Cesena che da ieri ha ripreso gli allenamenti, un Cesena che forse, e questa è in fin dei conti una buona notizia, forse potrebbe riavere a disposizione Yalov, che ricordiamo è stato convocato per la nazionale con il Gambia e dovrebbe comunque rientrare un giorno prima rispetto a quel sabato notte che faceva pensare che potesse essere praticamente inutilizzabile per la domenica sera contro il Perugia. Insomma, questa è una buona notizia, e da questa buona notizia, perché il Gambia ha anticipato di un giorno la propria partita, e questa buona notizia potrebbe portare un po' di sereno in questa squadra che sembra fin troppo abbattuta
per quello che sta accadendo nel proprio cammino, per quello che sta avendo nel proprio cammino. È chiaro che la partita con il Perugia è una partita importantissima, forse fondamentale, ma è altrettanto vero che bisogna volgere lo sguardo al futuro più lontano. E allora mancano ancora molte partite, è vero, bisogna vincerne 4 per essere tranquilli. E allora cominciamo con il Perugia, anche se sembra impresa abbastanza difficile. Termina così questa edizione di TR24 Sport. Vi ringrazio per la cortese attenzione. Arrivederci.